Siamo qui prima di tutto per essere vicini a Mimmo Lucano. Quella sentenza del tribunale di Locri, io ero presente quando è stata letta e io sono scoppiato a piangere, perché non, davvero per me era tutto assurdo. La procura di Locri ha speso 2 anni per proseguire, portare in tribunale e condannare un uomo che non si è un anti-andranghetista, non si è messo un soldo in tasca, nulla, invece di perseguire l'andrangheta. Sono Francesco Nicolò, ho 22 anni. Oggi siamo qui a Riace per dire che esiste una parte di cittadinanza che concorde col modello di Mimmo Lucano, che ritiene l'accoglienza un valore fondamentale per un paese che si definisce civile. E il fatto che lui sia stato condannato e che abbia subito una condanna così feroce, peggiore anche di persone che hanno fatto crimini ben più gravi, è totalmente ingiustificabile. Quindi per me Mimmo Lucano è un simbolo di lotta sicuramente. Per la nostra generazione, che è la generazione che certamente subisce di più i danni dell'emigrazione dalla propria terra, Riace rappresenta proprio un modello opposto a quello che abbiamo visto, grazie a un modello di accoglienza diverso. E noi riteniamo che questo appunto sia la direzione, l'unica direzione giusta per far tornare la Calabria ad essere protagonista, dare un senso di umanità. Il mondo non è solo città, ma esistono anche le periferie, esistono anche i paesi. Quanti migranti abbiamo aiutato, mandati da procure calabresi, quello che per me è giusto non è legale. Vivo una condizione di precarietà anche esistenziale, non di dubbi sul mio operato, non di dubbi sui miei ideali politici, che sono gli ideali della fraternità, dell'umanità, dell'uguaglianza, che non sono compatibili con gli ideali che prevalgono in Italia adesso. Riace ha dimostrato che anche in Calabria è possibile sperimentare una forma di accoglienza che sia positiva sia per chi è accolto che per chi accoglie. Noi, come anche italiani stessi, siamo stato un popolo migrante nella storia. Dovremmo avere dentro proprio il concetto dell'essere cittadini del mondo e non cittadini di una nazione, perché le nazioni hanno dei confini, vengono delineati dall'uomo, ma non sono certamente una cosa naturale. Lucano oggi è accusato di avere fatto imbrogli, noi non sono stati imbrogli, sono state soluzioni a problemi concreti delle persone. Una burocrazia estenuante, nessun diritto per chi non possiede banalmente una carta d'identità o una tessera sanitaria. Sono tutti problemi legati alla burocrazia, ma dietro la burocrazia ci sono delle decisioni. La cosa più bella che ha fatto Mimmo è stata riuscire a riunire attorno a questa grande tematica del nostro secolo tutti noi, tutte le persone che ha aiutato. Protesto però contro tutte le ingiustizie del mondo, contro la retorica della falsa legalità, che è una questione di potere, non di giustizia. E il fatto che lui abbia subito una condanna così feroce mi fa rendere conto che esiste un modo di fare politica diverso, e che se ci sono delle regole o delle leggi che sono ingiuste o sbagliate, forse non è sempre errato infrangerle.